Cari amici, eccoci qua. Prima di tutto buon weekend a tutti quanti. E poi, come promesso e anticipato, oggi vi chiamo dal stupendo, caratteristico e gustosissimo locale del ristorante Monte Artemisio a Nemi. Nemi è una località che non devo presentare perché è famosa in tutto il mondo grazie alle sue fragoline. Questi sono dei spunti di riflessione, appunto, come dice il format, riflettiamo mangiando, che ci aiutano a comprendere come in questi posti si può trovare quell'equilibrio, quella salute, quel benessere mentale tipico di certi posti, di certi ambienti, a cominciare dalla cucina. Ma prima di parlare della cucina vorrei anche oggi illustrarvi la mia riflessione. Quella che al momento è sul blocco e che invece potrete a breve poter leggere tutti con l'uscita del mio ultimo libro Riflessioni di Alessandro Corbelli. La riflessione di oggi è questa e parla proprio della riflessione. La riflessione ci permette di raggiungere saggezza ed equilibrio senza vivere spiacevoli esperienze, purché consapevoli del proprio conoscere, quindi consapevoli di quello che sappiamo, possiamo affrontare con saggezza ed equilibrio, riflettendoci sopra qualsiasi evento della nostra vita. Bene, è arrivato il momento del piatto. Oggi abbiamo un piatto prelibato, veramente ottimo, che mi ricorda l'infanzia, che mi ricorda mia nonna, che mi ricorda quegli ambienti favolosi della vita semplice. Chi ce lo presenta oggi qui a Monte Artemisio è lo chef di Monte Artemisio, ve lo presento, Elvis, lo chef del ristorante Monte Artemisio che fa questi piatti eccezionali. Queste sono, chef, pappardelle. Cinghiale bianco con la pasta fatta a mano. Pappardelle, cinghiale bianco, pasta logicamente fatta a mano, che hanno un gusto prelibato, accompagnate da un semplice ramoscello di rosmarino e tanti altri odori tipici del piatto e della zona. Questo sarà accompagnato dalle cantine sociali del Gotto d'Oro che ci segue in tutte le trasmissioni. Dal rosso che abbiamo conosciuto fino ad oggi passiamo al bianco, questa buona bottiglia intitolata Frascati del Gotto d'Oro. Vi ricordo che andremo in onda a partire da lunedì, la domenica non ci siamo, perciò da lunedì ci ritroveremo con il nostro format Riflettiamo Mangiando. Una buona e serena domenica per domani. Un saluto anche dallo chef e dal ristorante Monte Artemisio. Ciao a tutti.